L'amore di Gonagai per la cultura europea è di fronte agli occhi di tutti, lo sappiamo dalle sue ispirazioni, dal suo amore per la Divina Commedia, ma lo sappiamo anche proprio da tutte le sue opere che traspirano occidentalità da tutti i pori, ma allo stesso tempo ha un occhio sempre rivolto verso il Giappone, con critiche del Giappone contemporaneo, alla sua struttura organizzativa, a un mondo vecchio che non lascia spazi ai giovani. Ma c'è un argomento su cui Nagai raramente si è esposto, il folklore nipponico. Ebbene sì, pare strano pensare che uno sia andato oltreoceano e non abbia guardato al folklore che è in casa. Però effettivamente se ci pensiamo è così. Negli anni 70 con Oni il maestro inizia già a pavimentare un interesse verso questo mondo, ma è un interesse sporadico, un interesse che rimane un divertente esperimento che si disperde nel nulla, fino al 1973 dove uscirà un prodotto che farà degli yokai il suo punto di forza, nonché un prodotto che creerà una delle icone più famose appartenenti al mondo dell'autore Gonagai e del Dynamic World. Ebbene, stiamo parlando delle avventure del principe dell'inferno, stiamo parlando di Dorohedoro Mukun e ne parliamo dopo la sigla. Ma è uno dei prodotti più di nicchia di Gonagai e fa strano dirlo perché è una delle mascotte più iconiche forse dell'autore, e fa strano anche perché in Italia noi il manga di Emma ce l'abbiamo, e in un'edizione di tutto rispetto da parte di Ikari, questa sorta di mega omnibus grande a 18 euro, insomma un'edizione della Madonna per questo manga che la merita a tutti gli effetti. Ma cosa rende iconico Dorohedoro Mukun? Beh, secondo me dobbiamo partire dalla trama, tanto semplice quanto accattivante e funzionale a quello che la storia vuole raccontare. La storia molto semplicemente parla di Emma, nipote del grande re Emma, sì lo so, hanno lo stesso nome, che assieme ai suoi due compagni Yukiko, una Yukionna, e Kapperu, un K se non si fosse visto dall'infografica, dovranno costituire la pattuglia degli yokai con l'obiettivo di catturare palesemente senza uccidere i demoni fuggiti dall'inferno e che scorrazzano liberamente sulla terra. Le armi su cui Emma potrà contare, oltre ai poteri giganti della sua fidanzata, sono il suo bastone di fuoco, che tra l'altro all'occorrenza può diventare anche un martello, quindi City Hunter confirmed, e del suo buon cappello parlante che funziona da navigatore nel mondo degli umani. Insomma, un Goda Catch Em All ante litteram permette a questa serie di avere un'impronta narrativa semplice, lineare e perfetta. Pensate, archi narrativi semplici e estremamente verticali, dove ogni episodio si va a cercare un nuovo yokai o in ogni capitolo, e questo traspare nella struttura sia dell'anime che del manga, dove nell'anime ogni episodio è concentrato su uno yokai oppure gruppi di due, nel manga si divide in libri dedicati alla cattura di questi mostri. Questo permette a Gonagai di sbizzarrirsi creando centinaia di design di yokai, dagli originali a quelli ispirati al folklore nipponico effettivo, e questo traspare ovviamente in una cornice di sottotesto erotico che abbiamo imparato ad amare come marchio di fabbrica dell'autore. L'apoteosi di questo è il rapporto fra Emma e Yukiko, un rapporto dove letteralmente lei ama lui, ma lui è un pervertito di categoria S. Ma la cosa secondo me più bella del manga sono i disegni, molto più rotondeggianti se pensiamo allo stile del maestro, ma che riescono a fare questo switch interessante tra la bellezza di personaggi e la mostruosità e l'essere grottesco di questi mostri. Qualcosa di veramente veramente accattivante, qualcosa di decisamente interessante che all'epoca per lo stile di disegno di Gonagai non è niente male, anzi devo dire che i combattimenti sono molto molto fighi. Il tutto ovviamente condito da un mondo di Eros, da un mondo di ecchi, però mai troppo. Non siamo dalle parti della scuola senza pudore, siamo in una sorta di esperimento dove si cerca di bilanciare i vari elementi. Ovviamente sul manga c'è poco da dire, è un manga da una struttura molto semplice e con pochissime retroscena particolari dietro. Si potrebbe fare un'analisi su ogni yokai presente, ma questo canale non si chiama Beyond Ordinary Border, quindi non lo faremo. Noi ci limitiamo magari a parlare appunto del fenomeno che sta dietro la cosa e ad analizzarlo un po' così su due piedi. Infatti se ci sta il manga, Mediamix buono vuole che ci sia anche l'anime. E di Emma c'è anche l'anime. All'epoca venne fatto, però non ottenne questo grande successo. Trasmesso sulla Fuji TV prodotto da Toei, l'anime non riesce a ricalcarsi un fandom estremamente ampio. Certo ha una folta schiera di appassionati, però c'è da dire che forse non riesce a stare al passo con le produzioni dell'epoca anche dello stesso Nagai. Un ritmo forse un po' troppo blando, personaggi non troppo convincenti o incisivi. Insomma, cosa non funzioni? Non lo so, però devo dire che il prodotto risulta un po' pesante, un po' stantio, forse molto godibile da un pubblico di bambini, ma già crescendo con l'età, andando a vedere le altre opere del maestro pubblicate in contemporanea, si sente un po' il dislivello. Ed è strano perché le maestranze coinvolte erano dei nomi importanti, quindi c'è da dire che nonostante tutto non stiamo parlando di un flop, però se paragonato ovviamente a Mazinga Z e all'anime di Devilman, dobbiamo considerarlo un flop effettivamente, per quanto si sia creato una sorta di storia di appassionati ben folto. Questo perché? Perché Emma è una delle mascotte più riproposte nel tempo e come pratica del buon Gonagai si ripropone adattando ai gusti dell'epoca in cui ci si trova.
Per questo Emma ha migliaia di incarnazioni tra anime e manga, e ve le elenco qui velocemente, anche perché so alcune. Non intendo farci un video perché non ne vale la pena. Vediamo quelle intanto sul fronte manga, che sono quelle che ci leviamo più sbrigativamente. Emma Jigoku, pubblicato nel 78. Doki Doki Emma-kun, pubblicato da Shogakukan nel 92. Emma vs. Dororon Emma-kun Gaiden, stavolta un seinen disegnato da Masaki Segawa. Dororon Enbi-chan, una commedia erotica pubblicata su Monthly Young Man, dove c'è un gender swap interessante, pubblicata nel 2001. Kikoshi Emma, quello che oggi definiamo come un sequel di Emma che presenta i personaggi più maturi, disegnato nel 2005. Satanicus Emma Kerberos del 2009, dove abbiamo una Yukiko più protagonista e persino un crossover con Dororo di Tezuka del 2012, che dio mio, hanno fatto il crossover perché Dororo, Dororon, madonna, io non arrivo a questo genio. E sul fronte anime invece c'è molto meno da dire, ma molto più interessante. Partiamo infatti da Demon Prince Emma, una versione oscura e horror della storia originale, dannatamente cruda e matura e molto interessante, che mescola una sorta di orrore visivo alla Ito con qualche situazione un po' più dark, in stile proprio Nagai Horror. Un prodotto molto figo che vi consiglio di recuperare, se lo trovate da qualche parte dategli un'occhiata. E poi quella che secondo me è una delle serie più divertenti appartenente al Dynamic World. Vi parlo infatti di Gastly Prince Emma Burning Up, una serie del 2011 che dà una ventata d'aria fresca al mondo di Emma, rendendolo molto più pop, più colorato, frizzante, creando questa sorta di summa dell'universo emmiano, con personaggi appartenenti da tutte le serie, quindi si prende un po' il meglio dappertutto. È una serie dannatamente divertente, dannatamente a tratti trash, grottesca, e a me è divertito un sacco. Vi consiglio di guardarla se volete farvi due incredibili risate e non ve ne pentirete. Insomma, fortunato Emma, gli è andato meglio nelle versioni animate. Obiettivamente, come sappiamo, Emma esce in un periodo ben preciso, il periodo della Trinità Sacra, e Emma stesso partirà di una trinità, soprattutto dal punto di vista anime. Ovviamente Emma si trova incastrato nella Golden Age di Nagai, dove Nagai domina il panorama dei media. L'abbiamo visto un po' con Devilman, ma soprattutto con Mazinga Z, ma manca un prodotto. Un prodotto che non farà la storia del fumetto. Un prodotto che farà la storia del Giappone e di come si scrivono i personaggi di un certo tipo. Perché nel 73, proprio durante la lavorazione di Emma, qualcosa cambia. Qualcosa nasce. Un personaggio che al grido di Honey Flash non cambierà solo il mondo del fumetto giapponese, ma cambierà il Giappone intero.